Katarina. Oh, oh, oh. When we kiss pretty miss pretty. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata del Salotto della Diva. L'artista di stasera ve lo voglio presentare così. E dopo aver ascoltato questa meravigliosa voce, andiamo a conoscere dal vivo Roberta Faccani. Ciao Roberta! Ciao Caterina! Intanto benvenuta e grazie di aver accettato l'invito, ti vedo in forma smagliante, ti abbiamo sentito prima nella clip 24 ore che fa parte appunto di Matrioska, di un tuo lavoro di qualche anno fa, tra l'altro bellissimo, ti faccio i miei complimenti. Basta che non sia una forma smagliata! Se smagliante è meglio. Sì, sì, certo, smagliante. Allora, noi ti abbiamo visto, Roberta, e ti conosciamo ormai da tantissimi anni, perché come tutti i veri artisti tu hai fatto una gavetta veramente incredibile e hai fatto davvero tante cose. Addirittura sei stata anche voce di Mattia Bazzar, hai partecipato a Sanremo 2005, ma hai fatto veramente di tutto. Cerchiamo, diciamo, di dare un cenno della tua esperienza sanremese. Allora, prima di Sanremo, 15 anni di gavetta. Ci tengo a dire che infatti è stato Pavarotti a scoprirmi attraverso il musical Rent, più tardi Pooh con Pinocchio e la Compagnia dell'Arancia. Quindi io vengo, e tanti e tanti lavori da corista, per cui vengo da una formazione con il CET di Mogol, Mario Lavezzi che è stato il mio primo produttore, Pigmaglione. Quindi questi signori mi hanno forgiata affinché in uno dei provini io poi fossi presa evidentemente per una buona capacità di conquistare l'afflato di Mattia Bazzar, che stavano cercando la nuova cantante. E così è nato poi Sanremo del 2005, che ricordo come una grande bagarre, come è quella roba là, con un'innocenza forse che oggi sarebbe stemperata maggiormente da una disciplina che io poi ho migliorato e collaudato nel corso degli anni con le esperienze successive. Un Sanremo piacevole con una canzone molto impervia che a tutt'oggi è un po' anche una prova per molti allievi, molti ragazzi che io sento nei concorsi quando mamma mia canto grido d'amore. E allora lì si sente, sai, una buona vocalità, insomma. Certo, per cantare le tue canzoni, devo dire, anche quella che abbiamo ascoltato poco fa, ci deve essere veramente una grande formazione dal punto di vista vocale, una grossa tecnica, perché non c'è solo l'estensione, c'è tutto un lavoro proprio di vocalità che ti faccio i complimenti, ma te li faccio da parte del pubblico perché sei veramente bravissima. Ci parlavi appunto anche dell'esperienza con i Pooh, ti abbiamo visto a fare la mamma di Lucignolo, che tra l'altro a livello vocale è anche questo è un personaggio che presenta un'estensione molto grande. E volevo fare un parallelismo appunto anche con le tue esperienze tra l'essere interprete e quindi cantare una canzone fino a se stessa e prendere parte anche di un musical, quindi fare anche l'attrice, come ti è sembrato, come parallelismo, come cosa preferisci? Ah, io non sono una che dice preferisco, io vivo il mio momento artistico, che a volte è di performer, quindi comprende le tre discipline, recitazione, movimento scenico e canto, e poi mi piace essere in studio di registrazione a registrare un disco, a comporre, a cantare su un palco pop, a fare un'esperienza televisiva e una teatrale. Non posso dire più bello, è come un figlio, no? Vuoi bene a tutti i figli, certo. Magari con ognuno hai un tipo di approccio diverso, e con il musical è interessante constatare che non si canta come canterebbe Roberta Faccani Pop, ma si canta
al servizio di un personaggio. Quindi la vocalità, così come l'atteggiamento fisico e psicologico, sono preparati, magari anche con un buon regista, che ti fa capire che esigenze ha quel personaggio. Ti faccio un esempio: la mia Joanne in Rent, il mio esordio, era un'avvocatessa, quindi aveva un certo cipiglio, una certa rigorosità. Lady Montecchi di Peparini, Romeo e Giulietta, Ma cambia il mondo, aveva una nobiltà e un'implosione dei sentimenti, piuttosto che, tu hai citato, la mamma di Lucignolo, che invece era tutta molto acciaccata di personalità, perché era una vecchiaccia un po' pettegolina. Ecco, anche la voce quindi era al servizio di una ricerca di quel ruolo, e non stavo cantando Roberta Faccani, stavo cantando la persona che interpretavo, cercando poi di dare anche una firma, perché la performer, diciamo di un certo peso, prova a firmare un pochino con la sua personalità. Certo, e tra l'altro io volevo lanciare un clip di una bellissima canzone che L'altra metà di me, l'altra L'altra metà di me. metà di me, e è una canzone bellissima perché ti vediamo non solo nelle vesti di cantante, ma come anche nei tuoi altri video. Proprio questa è una vera attrice, cambia abito. Ci vuoi parlare com'è venuta l'ispirazione di questo video? Ah, l'altra metà di me è una canzone d'amore di una donna che non ha trovato l'uomo della sua vita e a una certa età dice: speriamo che me la cavo, nel senso speriamo che prima o poi questa anima gemella bussi alla porta del cuore. E è un messaggio anche di speranza per tutte quelle over 30 che magari oggi sono donne sole, ce ne sono tante, però lascio una speranza in questa canzone. Forse ora c'è l'altra metà di me, perché in un sorriso, un incontro di sguardi, poi si rivolta una vita, si capovolge la storia che era un po' di solitudine. Bene, allora mandiamo la clip, almeno così anche i nostri ascoltatori ascoltano appunto l'altra metà di me di Roberta Faccani.
Bellissimo, allora brano, ci voleva proprio ascoltarlo. Tra l'altro anche i richiami del tango, insomma, ti sei... Abbiamo fatto questa coreografia tangata perché la musica portava verso questo mondo qui. Tra l'altro, l'altra metà mia ne fa parte di un album che si chiama Matrioska Italiana e che nasce con una ricerca proprio musicale molto legata anche al gusto dei russi, perché nasce proprio dall'esigenza del mercato russo, da una produttrice russa di omaggiare le grandi canzoni della musica leggera italiana famose in quei posti dell'ex blocco sovietico, e l'altra metà è uno dei tre inediti contenuti, faceva parte di quel mood proprio, quindi quel sapore un po' anche vagamente retro. Sì, infatti ho notato anche in 24 ore canzoni moderne con il sapore retro, proprio quelle che piacciono a me, ma non te lo dico perché sei qua, ma veramente io sono molto legata anche a un Piacere, pochino, sì, Caterina. a un pizzico di stile retro. Allora, parliamo della tua esperienza con Renato Zero. Renato, Mitico. che ti devo dire? Annie, Renato è un artista eccezionale, una persona simpaticissima che mi ha accolto a braccia aperte dopo una difficilissima audizione, perché io ho fatto tutte le cose nella mia vita sempre previo audizione. Audizione. Ho dato nulla, nulla ma di nulla, ma ne sono anche contenta alla fine perché le audizioni, la gavetta sono anche mettersi sempre in In gioco con gioco. se stessi, la gara è sempre con se stessa per quanto mi riguarda. Praticamente è nato questo incontro da Vincenzo Incenzo, con cui avevo già lavorato in Romeo e Giulietta, che mi dice: guarda, Renato cerca un'attrice cantante che abbia determinate caratteristiche e vocali e anche interpretative dal punto di vista proprio attoriale. Abbiamo fatto questa audizione e sono stata scelta per Morte e Vita, che erano i due ruoli di Zerosky, una bellissima opera di Renato. Siamo stati in giro live per un'estate, uno spettacolo che meritava anche maggior plauso. A mio avviso è un'esperienza con gli amici Sorcini, perché sono diventati Sì. anche pubblico di miei affezionati e li ringrazierò sempre perché mi hanno sostenuta, amata e mi continuano a seguire. Bene, bene. E parlavi prima del chat di Mogol, tu hai fatto un sacco di masterclass, anche tra l'altro col grande Fussi, che tra l'altro conosco e Certo. salutiamo. E vedo, intravedo la tua maglia nascosta nel leopardato, La la fabbrica fabbrica del cantante attore. Dai Roberta, parlaci di questo tuo meraviglioso progetto. ma è un progetto realizzato, nel senso che è un corso di canto dove io ho voluto creare proprio la dicitura fabbrica del cantante attore non a caso. Non è la solita lezione di canto, ma è una didattica che io insegno ai miei allievi con intanto un approccio tecnico della mia personale tecnica vocale, che è una corroborare di cose che io ho imparato nei 30 e passa anni di carriera, per cui non gli do un nome tecnico Sì. come magari altre tipologie di canto danno. È Faccani style, che è anche un po' però particolare perché io insegno varie posizioni, vari metodi di canto a seconda della tipologia di stile. Non si canta il rock come si canta il musical, non Certo, si sì. canta il pop come si canta il jazz, questo ovviamente è il mio parere. Quindi la laringe, l'uso dell'accordo pneumofonico e via discorrendo sono al servizio anche di uno stilema ben preciso. Detto ciò, accanto a tutta questa cosa tecnica c'è l'interpretazione, lo stare sul palco in una certa maniera, l'uso degli ear monitor, lo studio di registrazione, come ci si approccia a un provino. Tutto questo fa parte del progetto Fabbrica del Cantante Attore, che fa parte anche di una etichetta Bandidos Records che io e Giordano Cittarelli abbiamo aperto,
Quindi creiamo uno spazio per gli artisti, i giovani talenti, li prepariamo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista interpretativo, gli diamo gli strumenti, lo studio, la possibilità di registrare dei provini, dei dischi fatti bene e li immettiamo nel mercato discografico, cosa insomma da non poco. E poi non è da tutti, perché tante cantanti tengono i loro segreti del mestiere per sé, invece trovare una persona bravissima ma anche generosa e poi non è facile insegnare, perché a volte una persona può essere bravissima a cantare, però poi con l'insegnamento. Sì, Invece guarda, ci sono tanti calciatori che non sono bravi a fare, non so, gli allenatori. Molti colleghi sono bravi, ma no, non sono neanche interessati a insegnare. Adesso non sì. voglio dire che non siano per forza bravi, non sono interessati. A me piace molto perché mi ricordo quando ero ragazzina, non c'era un insegnante di canto quando ero ragazzina io. Mi sono dovuta fare tutto da sola o più o meno arrabattare per cercare, no, di creare poi nel corso degli anni una mia coriacità nella tecnica. Mi piace dare una mano ai ragazzi che hanno bisogno di strutturarsi, perché prima si fanno le fondamenta della casa, poi i tetti e poi tutti gli orpelli. Benissimo, e si vede anche da come ne parli che c'hai veramente passione per fare questa Quindi la cosa. del cantante attore Bandidos Records. Potete assolutamente contattarci a bandito@musician.org, scriveteci e avrete tutti i dettagli, sia per quanto riguarda l'etichetta che la fabbrica del cantante Quindi mi raccomando, scrivete a Roberta che lei senz'altro vi darà una mano in tutti i sensi perché è una professionista. Allora, c'è stato questo purtroppo effetto Covid che ha un pochino, diciamo, bloccato tutti, però tu 3 mesi fa hai fatto uscire su YouTube un bellissimo video, Cuori in confusione, con gli Ania, sì, con gli questo è un Ania. featuring che ho fatto con il buon gruppo romano degli Ania, dei ragazzi giovanissimi, talentuosissimi, che saluto. E Cuori in confusione è un brano che ho scritto insieme a Giacomo Eva per la parte del testo e la musica è sua, e che nasce da una progettualità in comune con gli Ania, perché siamo parte di una stessa famiglia discografica, nella stessa etichetta. E quindi avevamo voglia di fare una cosa insieme, ci siamo trovati proprio dal punto di vista caratteriale, artistico, nella stessa lunghezza d'onda e abbiamo voluto far uscire questi cuori in confusione, perché cosa sono i cuori in confusione? Sono i cuori che abbiamo insomma un pochino tenuto segregati dentro le case in tutti quei mesi per il lockdown e che oggi vogliono riavere il loro afflato, la loro possibilità di aria, di respirare, di cantare, di amare, di suonare, eccetera, eccetera. Speriamo di farlo molto presto. Speriamo. Progetti futuri? Il progetto futuro, beh, i progetti futuri sono tanti, ma come una brava artista fa, per adesso li tengo per me. Nel cassetto. Li tengo in stand-by perché prima di parlarne dobbiamo insomma dare, come dire, uno spirito vivo a tutto, ma c'è sicuramente un album. Bene, io ti ringrazio di essere stata con noi, è veramente simpaticissima oltre che bravissima, non ti conoscevo come, diciamo, come persona, ti ho sempre sentita cantare, quindi è veramente una bella scoperta positiva. E ti faccio i complimenti per la tua gnoccagine. Grazie. E sei una donna bellissima. Grazie mille, grazie davvero. Io ti saluto e lasciamo i nostri spettatori in compagnia di questo meraviglioso brano che hai fatto con gli Ania, Cuori in confusione. Ciao Roberta. Ciao, Ciao, ciao. grazie ragazzi. Ciao. La luna è piena, bicchiere vuoto e noi sospesi qua. Tra corpo ed anima non c'è confine, tra voglia e mani, pensieri complici di occhi lucidi. Ti sembra facile, ma è più difficile se mi parli e mentre ti mordi quelle labbra sole. Siamo pianeti noi, allineati con il cuore in confusione.
ti sorprendere, noi come fuoco e cenere. Sei, 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 tu sei, sei, sei per me. Inchiostro, tutto al soccorso, un solo morso e tu, e tu mi piaci già, la sabbia tesa sotto la schiena, mentre le stelle sono desideri appesi al cielo, siamo vicini io e te, tanto da perderci qua, sei l'osi più sicura di ogni mio deserto, domani non lo so. Per me. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per lunedì prossimo, 28 settembre, alle ore 19, sempre qua sul Salotto della Diva. Voi continuate a seguirci www.ilsalottodelladiva.com. Gli ospiti, perché gli ospiti saranno ben due la prossima settimana, sono una coppia nella vita, una coppia artistica, hanno vinto il Festival di Sanremo alla fine degli anni 90. No, non ve lo dico chi sono. Dovete seguirci sulla nostra fanpage, sul nostro canale YouTube. Io vi aspetto qua 28 settembre, il Salotto della Diva. Ciao, a presto. Kiss, pretty miss, I'm an ecstasy. See, see, see.